Questo decreto può essere considerato il simbolo di un fallimento. Un fallimento che inizia però da lontano. Era infatti gennaio del 2010 quando il governo approvava il piano carcere da 14.000 nuovi posti detenuto, predisposto dal ministro Alfano, che avrebbe dovuto risolvere l'emergenza carceraria scoppiata molti anni prima. La situazione nelle carceri italiane fu definita come intollerabile anche dal senatore decaduto Silvio Berlusconi. Le sue parole nel 2010, tengo a ricordarle, furono queste: uno Stato civile non può togliere la dignità delle persone. In passato il problema del sovraffollamento veniva risolto con amnistie e condoni. Noi invece vogliamo dare una soluzione duratura nel tempo. Duratura. Per la prima volta abbiamo deciso di dar vita ad un piano per affrontare questa emergenza nelle carceri italiane. Ovviamente di quel piano, a distanza di 4 anni, non c'è traccia. Oggi, in quest'Aula, ci troviamo a dover votare, per la 5ª volta in 6 mesi, un decreto svuota carceri, frutto del totale fallimento di quel piano carceri varato nel 2010. Il ministro Alfano, in onore al suo lavoro fallimentare, è stato naturalmente promosso ministro dell'Interno, così da poter fare molti altri danni. La situazione nelle carceri intanto è diventata drammatica. La sentenza Torreggiani della Corte dei diritti umani di Strasburgo ci ha intimato di risolverla entro il 28 maggio, pena l'accoglimento di tutti i ricorsi presentati dai detenuti. Le soluzioni al problema furono indicate chiaramente dal Presidente della Repubblica Napolitano, proprio durante un convegno che si svolse qui in Senato lo scorso dicembre, ed erano queste: amnistia e indulto. Ma dal 1946 ad oggi sono state fatte nel nostro Paese ben 24 amnistie e 17 indulti. Quindi il governo doveva naturalmente inventarsi qualcosa d'altro. Cioè magari nascondere un indulto dentro i 5-6 decreti legge come questo, magari portati in aula in agosto quando molti italiani sono al mare. Ben altra cosa, lo dico per inciso, ben diversamente sarebbe andata se avessimo introdotto il principio della responsabilità civile, di cui molto si parla in materia di magistratura e di magistrati. Ebbene, ben diversamente sarebbero andate le cose se avessimo introdotto il principio della responsabilità civile del politico nel nostro ordinamento. Ad esempio, potremmo ora addebitare al principale responsabile, testé menzionato ministro Alfano, l'intero importo degli oneri degli 8 euro al giorno di indennizzo per i detenuti, per la sua cristallina insipienza politica. Il Movimento 5 Stelle, ormai da tempo immemore, propone un proprio programma di edilizia carceraria, che se si avesse avuto il coraggio e la forza di realizzare, avrebbe portato ad una soluzione definitiva al problema del sovraffollamento carcerario. Ne abbiamo consegnata copia anche nelle mani del Presidente della Repubblica. L'emergenza carceraria ha assunto negli anni la caratteristica di un'emergenza continua che si ripresenta di anno in anno dal 2008 e rappresenta il fallimento della politica e in particolare il fallimento dei ministri della giustizia che si sono avvicendati fino ad oggi. Questo ennesimo provvedimento non interviene sulle cause del sovraffollamento, ma solo sui suoi effetti. E tra un anno, al massimo due, avremo una nuova sentenza di condanna della Commissione di Giustizia Europea. E poi un'altra ancora. A quel punto che faremo? Ma probabilmente il solito, inadeguato, ma a molti in quest'Aula caro, indulto. Ci rendiamo conto che manca la volontà del governo di risolvere il problema in maniera strutturale. Anzi, in molti casi ci è sembrato che il presente, ma soprattutto i precedenti governi, volessero a tutti i costi indebolire il sistema carcerario italiano. Su questo argomento è interessante richiamare quanto dichiarato dallo stesso dottor Nicola Gratteri, intervenuto in audizione al Senato presso la Commissione dei diritti umani giusto qualche settimana fa sul tema del 41 bis. Ebbene, Gratteri ha precisato come la decisione di chiudere le carceri, ad esempio di Pianosa e dell'Asinara, fosse profondamente ingiusta
E alla nostra domanda su quali fossero, secondo lui, le ragioni che hanno portato alla decisione della chiusura di quelle carceri, ci rispose: beh, da quanto mi risulta, la chiusura delle carceri sulle isole era tra le richieste della trattativa Stato-mafia. Non c'è bisogno di domandarsi perché il dottor Gratteri non sia stato scelto quale ministro della giustizia in Italia. Grazie.